Goldo desu. Tsumari Grand Prix o kakutoku itashimashita. Attenzione, sarà per connettervi con Radio Altra Musica. Benvenuti a tutti e buon ascolto. Sono le ore 19:39 minuti di martedì 13 novembre. Questo è l'appuntamento numero 341 di Radio Altra Musica dal Radio Circuito Solare, l'emittente del comune di Sessaurunca, in provincia di Caserta, in compagnia di Andy Simoniello e della migliore musica alternativa del XX secolo. Radio Altra Musica ogni martedì sera dalle 19:35 circa fino alle ore 21:10. Diretta radiofonica, diretta anche su internet tramite il sito di Radio Circuito Solare. Come sempre vi ricordo che i programmi registrati sono disponibili su MySpace e su Facebook. Si aprono stasera le porte della musica alternativa con gli americani Doors, attivi dal 1965 fino al 1973, due anni dopo la morte di Jim Morrison. In scaletta uno dei loro classici di sempre, che annovera anche moltissime versioni di altri artisti, quel leggendario Light My Fire, appartenente al loro primo omonimo album pubblicato nel gennaio del 1967. Iniziamo a scaldarci col fuoco musicale dei Doors. Benvenuti a Radio Altra Musica.
day is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Susie, you just got to town, and we've been very interested in your development. Forget it! It can't happen here. Questa è la Spencer Davis Group, gruppo inglese che annoverava in formazione un giovanissimo Steve Winwood, poi fondatore dei Traffic. Altro brano leggendario, Give Me Some Lovin', in una versione live del 1967, a dimostrazione che la musica dal vivo è tutt'altra musica. Spencer Davis Group. We'll be right back.
I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, woo, you know the reason why. Si rimane nel periodo fine anni 60, da Londra, 60, da Londra, Brian Auger, mitico tastierista con la celebre compagna musicale di quell'epoca, la cantante Julie Driscoll, in un brano firmato da Bob Dylan e da Rick Danko della band, This Wheels on Fire, che ha avuto anch'esso innumerevoli versioni. Questo che ascoltiamo fa parte del singolo del 1968 che ha scalato le classifiche inglesi arrivando ai primi posti, Brian Auger, Julie Driscoll and The Trinity.